Ciao, allora vorrei raccontarvi una storiella, però prima lo so che si vede il cuscino che c'ho sotto. Purtroppo ho qualche problema ormai da anni con i miei nervi e quindi lo stare seduto troppo a lungo mi crea qualche problema. Perdonatemi, qui non ho il mio solito cuscino professionale perché in ufficio ne ho uno. Qui io ho messo quello che trovo. Detto ciò, la storiella è breve, però è decisamente significativa. Io pubblico ormai da tanti anni video su questo canale, ce ne sono, credo siamo vicini al migliaio. Però a metà della carriera ci fu un problema e io cancellai il canale precedente e lì ce n'erano altrettanti. Quindi i video sono veramente molti. A voi restano l'ultimo migliaio, ma ce n'erano prima. Il numero degli iscritti che voi vedete a questo canale è quello appunto del nuovo canale. Tutto il resto è andato perso. E io da tanti anni, in parallelo a tutte le attività che ho portato avanti, ho sempre mandato avanti questo canale. Perché? Perché mi piace. Banalmente. Voi vedete ogni tanto un po' di pubblicità, però guardate, quella pubblicità sono 50 euro, quindi non è certo quello il motivo per cui lo faccio. Perché per guadagnare della pubblicità sul canale YouTube dovete avere 1 milione di follower. Non sono 20-30 mila che vi portano chissà che. E devo dire la verità, il canale mi ha dato negli anni tante belle soddisfazioni. Sbircio la mia spina. Mi si vede? Sì, mi si vede. C'ho anche la pancetta. Allora adesso tiro dentro il respiro, così faccio bello, faccio l'influencer. Dovrei farmi dare una consulenza da una consulente d'immagine. E adesso torno a guardar voi. Torno a guardar voi, ogni tanto qui il monitor se ne va. E dice, ma è necessario che tu lo veda? Bah, da un senso di sicurezza, così. Ma non potevi attaccare caricabatterie così non andava in sospensione? Sì, certo, bisognava avere la voglia. Vabbè, detto ciò, la storiella è questa. Mi è capitato spesso che io facessi un video in cui dicevo qualcosa, una persona mi contattasse e da lì nascesse. Una consulenza mi sembra quasi una cosa normale, lavoro. No, ma di più, qualcosa di più carino. Soldi, boh, qualche volta sì, qualche volta anche no. Allora, io un po' di tempo fa, non so bene quando, ho pubblicato un video in cui dicevo che stavo cercando qualcuno che avesse voglia di fare delle fotografie ai miei corsi. Una serie di persone si sono presentate e con una persona in particolare mi sono messo d'accordo. Questa persona si chiama Guido. Ciao Guido, stai vedendo il video? Ciao, sì, parlo proprio di te. Che dice di fare fotografie per passione. In realtà è bravissimo. Potrebbe farlo per mestiere, secondo me, però evidentemente nella sua vita ha fatto altre scelte. Guido, io poi vorrei sempre convincerti a fare il fotografo, ma tu, cioè il tuo mestiere, e giustamente vai avanti con quello, va bene. Insomma, Guido è venuto ai miei corsi la passata stagione, quindi non quella attuale. Nella passata stagione si è seguito tutti i corsi, quelli di cucina, chiaramente. A lui del management della ristorazione, del marketing della ristorazione e così via, probabilmente interessa molto me. Poi lì, che foto vuoi fare? Quelle del docente che parla. E ha scattato delle belle foto. Veramente delle belle foto per i miei gusti, foto che interpretano benissimo le mie emozioni in relazione alla cucina. Ha saputo ben cogliere ciò che io provo per la cucina. Foto in cui si vede l'amore, l'attenzione, la cura per il dettaglio, l'emozione del toccare. Perché? Perché una casseruola l'ha toccata.
un coltello lo toccate, anche il cibo a volte lo tocchiamo, magari con i guanti, qualche volta sì, qualche no, volta no, dipende da cosa stiamo facendo, però le mani pulite naturalmente. Poi lo poggiamo alle labbra, quindi ci sono delle sensazioni anche tattili. Poi, finito questa stagione, finito tutto, e invece no, perché Guido coglie al balzo la possibilità di iscriversi alla nuova stagione dei corsi, quella di quest'anno, quella che io chiamo Laboratorio di Cucina by Frachef. Per inciso, questa serie sta quasi finendo, ormai siamo alle ultime due. Ha ricevuto, faceva parte dei benefit dell'iscrizione, una casserolina di rame. È quella che vedete dietro di me. Mi sposto così, la vedete meglio di qua, di là, non so bene perché non so come monterò questo video, poi sono totalmente incapace, come sanno tutti. Sono più bravo come executive chef e come restaurant manager. Non dovrei dirlo io. E ha fatto la foto che vedete. Mi piace tutto ciò. Quindi questo video vuole essere un video di ringraziamento ovviamente a Guido. Grazie Guido. Però vuole anche essere un video di ringraziamento a tutti voi. Tutti, tutte voi, tutto voi. Perché? Perché negli anni, seppur ho avuto dei commenti estremamente velenosi, e ognuno nella vita fa quello che vuole, se vuol commentare velenosamente che commenti anche velenosamente, però ho avuto anche tantissime manifestazioni di affetto. Io tramite questo canale ho conosciuto persone che si sono fatte 500 km per venire a conoscerlo, e spesso senza che ci fosse niente di particolare in ballo. Ho avuto persone che mi hanno salutato per strada all'estero, riconoscendomi dal cappello. Un giorno mi disse una di queste, mi disse: sai, ho visto il cappello, ho riconosciuto il cappello. Beh, adesso non ce l'ho naturalmente. Persone che mi scrivono in chat e che magari a volte, e questo lo trovo decisamente apprezzabile, non c'hanno neppure una domanda da fare, mi scrivono solo per salutare. Così come mi capita che persone che leggono che io sto andando per una consulenza a Taranto e loro abitano lì in zona, e dice: che bello, mi piacerebbe tanto, ci beviamo un caffè, non so se tu hai tempo per me, e così via. Certo che c'ho tempo per te, perché il tempo per un caffè si trova sempre, se si vuole. E una persona che ti dice una cosa del genere ti sta dando una manifestazione d'affetto, e trovo bellissimo questa cosa. E quindi, oltre al grazie a Guido, grazie anche a voi. E mi piace questa cosa, e continuerò ancora negli anni a fare video, perché i video sono un modo per stare con le persone. Questi video non ci possiamo toccare e abbracciare, però spesso creano dei canali, creano delle emozioni, creano delle relazioni, relazioni amicali, direbbe mia moglie psicologa. Io sono un po' più rude, dico relazioni d'amicizia, magari anche solo relazioni di conoscenza, ma guardate, sono importanti anche queste, eh? Senza voler fare la top 10, la scaletta dell'etichetta. Concludo così. Grazie, grazie, grazie. E ad ognuno di voi, saluti, baci, abbracci, e ci vediamo come al solito col prossimo video. Ciao ancora.